Avrete certamente sentito parlare della distruzione di statue di Cristoforo Colombo negli Stati Uniti d'America. Proprio qualche settimana fa ne hanno parlato tutti i giornali. Dietro questa ostilità estremista e anacronistica c'è il fatto che oggi Colombo è divenuto oggetto dell'odio iconoclasta. Non per il suo essere stato più o meno schiavista rispetto ai suoi contemporanei, ma per il fatto stesso di avere dato lui inizio all'invasione dell'America. Il suo crimine, in questo caso, sarebbe semplicemente quello di aver fatto arrivare l'uomo bianco nelle terre indios. Crimine che viene semplicisticamente fatto corrispondere a quello del genocidio poi compiuto. No, non si può dire questa cosa. Io sono d'accordo che non va bene distruggere le statue perché comunque sono vestigia del passato, che importa se sono pazzi, stupidi o criminali questi che gli hanno fatto le statue. Ma non si può dire che Cristoforo Colombo non fosse un criminale schiavista. Ma come? Cristoforo Colombo era uno che amava gli indiani, li ha sempre descritti come persone belle. Senti qua che cosa dice nel suo diario di bordo durante la prima spedizione nell'America nel 1492. Senti che cosa scrive. Davano ogni cosa che avevano in cambio di un non nulla che offrissimo loro. E qui vidi alcuni mozzi delle navi che scambiavano zagaglie per cocci di scodella e pezzi di vetro. E quegli altri che erano andati a fare provvista d'acqua mi dissero di essere stati nelle loro case e di averle trovate assai ben spazzate e tutto intorno pulite, e i letti e gli addobbi sono come reti di cotone. Senti che cosa scrive ancora. Venerdì 21 dicembre. E come vide che l'ammiraglio aveva accettato ogni cosa gli era stata offerta, tutti o la maggior parte degli indios si diedero a correre al villaggio, che doveva proprio trovarsi nei pressi, per riportargli, recargli altro cibo e pappagalli e altre cose di quelle che avevano loro, con cuore sì largo che era una meraviglia. Sì, bello e meraviglioso, ma questo non impedisce a Cristoforo Colombo di catturarne 7 e farne schiavi subito. Guarda, guarda, c'è lui stesso che ce lo racconta. Egli scrive: questa gente semplicissima in affari di guerra, come vedranno le vostre altezze, dai 7 che ne feci prendere per condurli meco. Oh, ma mi meraviglio! È la solita tecnica della citazione decapitata. Innanzitutto, leggiamo la frase successiva. Colombo dice: insegnar loro la nostra lingua, farli tornare, cioè Colombo si preoccupa della loro istruzione, un padre, della loro crescita culturale. Sì, però se andiamo a leggere le frasi non decapitate, le citazioni non decapitate, andiamo fino alla fine della frase. Insegnar loro la nostra lingua e quindi farli tornare. A meno che le vostre altezze, si sta rivolgendo al re di Spagna, non volessero disporre altrimenti, che possono trattenerli tutti in Castiglia o tenerli per schiavi nella medesima isola loro, che 50 uomini basteranno a tenerli tutti soggetti e a far loro quanto si vorrà. Cioè Colombo già nei primi giorni sta progettando di ridurre in schiavitù questa gente. E come lo chiami questo se non schiavista? Sì, sono d'accordo su quello che stai dicendo. Cioè devi considerare anche una cosa: questi reali di Spagna non sono delle persone capitate lì per caso, sono i suoi committenti. Lui deve pur scrivere qualcosa per far sì che loro possano continuare a mantenere questa spedizione. Ma questi che tu descrivi come schiavi non erano schiavi, erano felici di servire Cristoforo Colombo perché loro pensavano che tutti gli spagnoli fossero degli dèi. Sì, erano talmente felici che immediatamente 2 ne scappano. Ed è Cristoforo Colombo sempre a raccontarci come questo, addirittura uno si butta dalla nave, salta su una canoa e scappano via. Se volevano stare insieme agli dèi spagnoli non sarebbero scappati. Si fraintende. È il solito estremismo, letteratura ottocentesca. Colombo ammirava i nativi e li rispettava. Quando il giorno di Natale del 1492, senti che cosa scrivono qua, una caravella affonda a poco distanza dalla spiaggia e gli spagnoli rischiano di perdere tutto il suo carico e il cacicco,
il capo degli indios, il re degli indios, si dispera per la disgrazia accaduta, si dispera! E Colombo racconta ammirato cosa accade dopo. Come viene a saperlo? Dicono che pianse, stava parlando del cacicco, del re, e mandò tutta la sua gente del villaggio con canoe a prendere tante di quelle cose e a scaricare tutto dalla nave. E così fece. In pochissimo tempo scaricarono tutto quello che potessero trovare sulla nave. Fu tale l'impegno e la cura di cui quel re dette mostra, egli stesso, in persona, con i fratelli, i parenti, amici, fecero tutto con una gran diligenza e attenzione, sia sulla nave che nella sorveglianza di ciò che si portava a terra, affinché tutto fosse ben custodito. Ti sembra un discorso da schiavi? L'ammiraglio, cioè Cristoforo Colombo, notifica al re che in nessuna parte della Castiglia ogni cosa sarebbe stata trattata altrettanto bene e altrettanto ben custodita, tanto che non mancò neanche una stringa. Il cacicco, il re e tutto il popolo piangevano, ma così tanto. È gente affettuosa. Questa è gente immune dalla cupidigia e sono disponibili in ogni cosa, che assicuro le vostre altezze che nel mondo non credo vi sia gente migliore su tutta la terra. Essi amano il loro prossimo come loro stessi e hanno un idioma il più dolce del mondo e privo da sprezze e sempre aperte al sorriso dei veri cristiani timorati di Dio. Queste ti sembrano parole di uno schiavista, uno che odia gli indiani? No, lui li ama gli indiani, ecco, mi pareva. Ma li ama come il contadino ama il maiale, ne descrive le caratteristiche meravigliose al macellaio per venderlo a maggior prezzo. Lui sta parlando con il re di Spagna a cui è indirizzato questo testo per convincerlo che ha fatto un grande affare a finanziare la colonizzazione delle Americhe proprio perché è luogo facile dove trovare schiavi perché sono stupidi. Ma sei solito esagerato e ideologico. Guarda, che su quel che fece poi di orribile non ci sono dubbi. Abbiamo qua un testo scritto da Michele da Cuneo, che è un ufficiale durante la prima spedizione, e racconta: mentre ero in barca ho catturato una camballa, una femmina, bellissima, la quale il signor ammiraglio Colombo mi donò e con la quale, dopo averla portata nella mia cabina, essendo nuda secondo il loro costume, mi venne voglia di solazzarmi. Volendo mettere in esecuzione la mia voglia, ella non volendo mi graffiò, ma visto questo presi una corda e molto ben la strigliai, per modo che faceva gridi inauditi che mai non potresti credere. Alla fine fummo d'accordo in tal forma che vi so dire che nel fatto pareva ammaestrata la scuola delle bagasce. No, vabbè, ma queste sono cose che dice il Michele da Cuneo. Poi sai benissimo quelli di Cuneo come sono esagerati, soprattutto quando si parla di donne. Ti voglio raccontare, una volta un amico di Cuneo mi raccontò che arrivò addirittura a sedurre la Statua della Libertà. Beh, guarda, se non ti basta la testimonianza di uno di Cuneo, possiamo andare a vedere che cosa racconta Colombo stesso nel 1500 a proposito delle schiave. Un centinaio di monete castigliane sono il prezzo facilmente ottenibile per una donna, come per una fattoria, e ci sono un sacco di venditori che vanno in giro in cerca di ragazze. Quelle da 9 a 10 anni sono oggi le più richieste. E se non basta, abbiamo un'altra testimonianza di Michele da Cuneo, che racconta come raccoglievano gli schiavi. In dicta isola prendemmo femmine 12 bellissime e grassissime, di età da 15 anni a 16 anni, e due garzoni, di quali avevano tagliato il membro genitale fino al ventre. E questo pensammo che lo avessero fatto per evitare che si mischiassero con le femmine o per farle ingrassare di più e poi mangiarle. Noi li mandammo al re di Spagna come una cosa straordinaria. E ancora,
radunammo nel nostro villaggio 1600 persone, delle quali tra maschi e femmine, dei migliori caricammo suso dicte caravelle allo 17 de febbraio 1495. Questo è il giorno della partenza dalle Americhe per tornare in Spagna e tornano con gli schiavi. E questo non ci sono dubbi, ci sono anche le cronache di quando arrivano con gli schiavi. Quindi è certo che Cristoforo Colombo portò via degli schiavi dalle Americhe. Sempre Cuneo. Sempre Cuneo, ma ne abbiamo prova, te l'ho detto, e sul fatto che questi indio non desiderassero di fare gli schiavi, ce lo dice sempre Cuneo che cosa succede, perché tre riescono a fuggire. La notte tra loro si seppero così bene rodere l'un l'altro le calcagne, cum li denti, che uscirono da dicti ceppi e se ne fuggirono. Questa è la prima grande deportazione degli schiavi. E se non ti basta, andiamo a leggere quello che scrisse Bartolomé de las Casas, figlio di un marinaio che era insieme a Cristoforo Colombo nella prima spedizione, e anche lui va nelle Americhe nel 1500 e vede di persona quello che succede e ne resta sconvolto. Guarda, leggi qua. Su Hispaniola, gli uomini di Colombo erano stati incaricati di ridurre il paese al servizio dei sovrani cattolici romani Ferdinando e Isabella. I cristiani hanno rapito i ragazzi di Taino per farli schiavi e le donne di Taino per farle concubine. Hanno cacciato gli uomini di Taino con i cani per puro divertimento e poi li hanno uccisi. Sono state introdotte bruciature pubbliche al palo. Così furono anche ritagliati nasi e orecchie e fu applicata l'eliminazione degli arti. Se un indio di Taino avesse mai ucciso un cristiano, sarebbe scattata immediatamente la rappresaglia. 100 indio sarebbero stati uccisi in cambio. A volte addirittura gli indios Taínos sarebbero stati impiccati a gruppi, a fasci, e poi accese sotto i loro piedi dei fuochi per arrostirli vivi nel gruppo di 13, in onore e riverenza per il nostro Redentore e per i 12 apostoli. Amen. E vogliamo parlare della gestione della miniera d'oro? Con situazioni talmente disumane che addirittura 100 schiavi si ribellarono suicidandosi collettivamente per la disperazione? Ma quelli erano tempi in cui lo schiavismo era quasi di moda, perfino i papi usavano gli schiavi. Sì, ma non è vero che tutti non sentivano la sensibilità per questi orrori, tant'è che ci furono delle proteste in Spagna quando si venne a sapere che cosa facevano gli spagnoli nelle Indie, tant'è che il re di Spagna fu costretto a un certo punto a emanare una legge che vietava che gli indios fossero tratti in schiavitù, legge che poi cancellarono subito, ma comunque a un certo punto fu costretto a emanarla. Comunque bisogna almeno ammettere che abbiamo... Non si può disconoscere. Cristoforo Colombo scoprì l'America. Non è vero neanche questo! Innanzitutto l'America l'avevano già scoperta gli indios che stavano in America quando lui arriva. Ma non si ricordava più nessuno! Ma come, cosa vuol dire non si ricordava? Loro non se lo ricordavano? Ma sei scemo? Ma scusami un secondo. Ma poi pare che arrivarono addirittura gli egizi, i fenici. Sì, i cinesi, i filippini. Non c'è popolo che non abbia scoperto l'America. Ignorante, guarda qua, sono tutti dati. Intorno all'anno 1000 Leif Erikson arrivò con i vichinghi e costruirono un insediamento che in effetti è stato ritrovato sulle coste del Nord America. Il grande ammiraglio cinese Zheng He raggiunse l'America nel 1421, sì, 70 anni prima di Colombo, tracciando perfino una mappa del nuovo continente. Quindi Colombo non scoprì proprio niente. E lo sai perché se ne andarono i cinesi? Perché non c'era un chicco di riso. Certo, perché non erano schiavisti come gli europei, non erano... Comunque, aggiungerei anche che quando noi celebriamo Cristoforo Colombo, in realtà celebriamo l'inizio della grande rapina che ha fatto ricca e potente l'Europa e che ha determinato tutta la storia successiva, che se noi oggi dovessimo restituire ai discendenti degli indios quello che è stato loro tolto in questi secoli, dovremmo dare a ognuno 100 volte il suo peso in oro. Tant'è stata la rapina, dovremmo vendere tutte le grandi opere dei grandi musei, del Prado, del British Museum, del Louvre, dei musei vaticani, no. Anche, che anche loro ne hanno fatte di cotte e di crude nelle Americhe. Allora, cosa vuoi fare?
Vuoi anche tu metterti a tirar giù statue di Cristoforo Colombo? No, non voglio mettermi a tirar giù statue di Cristoforo Colombo, perché io sono contrario alla distruzione delle statue. Lo trovo antiestetico e immorale. Però una cosa possiamo fare. Coprirli di merda, per caso? No, quello che si faceva a un tempo della civiltà classica, cioè la damnatio memoria, la dannazione della memoria. E che cos'è? È semplicemente che quando tu ti accorgi che un eroe del passato in realtà era uno zozzone criminale, non distruggi la sua statua, ma la copri con un sacco a ciò che la sua memoria venga cancellata. Ed è quello che io voglio fare adesso, prendere un sacco dell'immondizia e coprire questa statua di Cristoforo Colombo. Perché non si merita nessuna gloria.